Ma sono la Lega e il Movimento 5 Stelle che hanno deciso di affidare al senatore Pillon questo testo unico. Io credo che Pillon sia la persona meno adatta per mettere insieme un testo sull'affido condiviso, considerata la sua legge, che per quanto mi riguarda è del tutto inaccettabile, inemendabile, che deve essere solamente cestinata, per come la vedo io, neanche ritirata, cestinata, perché contiene dei principi che sono contro i bambini, che sono contro le donne, per cui non è possibile nemmeno discutere. Ho di ripristinare un asserito ordine naturale delle cose, così come l'abbiamo visto rappresentare a Verona nel vergognoso convegno sulla famiglia. Un ordine naturale che spinge le donne lontane dal portato sottosegretario Spadafora a lanciare le sue dimissioni nel caso passasse di bene sui nostri corpi, sulle nostre vite e sulla nostra libertà. Grazie. La regressione storica o una restaurazione culturale del mondo. Le altre intervenute a questo tavolo, cosa ci fa? Ora siamo qui a chiedere al Movimento 5 Stelle una conforto a tutte le opposizioni presenti. Se è messo sotto processo e alla fine rischia di perdere la responsabilità genitoriale, allora noi non avremo fino a quel momento il diritto di chiedere alla donna di avere il coraggio di denunciare. Non ce lo possiamo permettere. Ecco, secondo me su questo va acceso un faro. Questa è una delle ragioni principali per cui la nostra opposizione al DDL Pillon sarà senza sconti. È passato un anno da quando abbiamo visto depositati in Parlamento, proprio alla fine di luglio dell'anno scorso, disegni di legge di cui appunto che sono arrivati fino alla discussione della Commissione Giustizia. Vi saluto, Vittoria Udin.